questa anteprima per i giornalisti, perché insomma ci teniamo a raccontare quello che stiamo facendo. Ovviamente il cantiere è stato messo in sicurezza per le visite di domenica, mancano ancora alcuni dettagli e quello che in realtà voi vedete oggi non è propriamente quello che faremo domenica, nel senso che domenica ci sarà sicuramente una cosa più didattica, immaginata ovviamente per le famiglie, per i bambini. Per voi in qualche modo vi faccio vedere quello che facciamo normalmente in cantiere, quindi voi troverete i professionisti, gli archeologi, oggi c'è anche l'antropologa al lavoro, in modo tale che se avete anche delle curiosità che sono più tecniche potranno soddisfarle loro stessi. Abbiamo già detto che questo si pone nell'ambito di una procedura di archeologia preventiva, quindi siamo all'interno di una procedura che è stata condotta diciamo secondo la norma, ovvero abbiamo fatto delle trincee a fine dicembre per verificare se l'area manifestava la presenza di strutture e evidenze archeologiche. Abbiamo avuto un esito positivo, come ci dice la normativa abbiamo attivato subito lo scavo archeologico come prima azione al fine di verificare innanzitutto se quello che avevamo parzialmente visto da questi saggi, che ovviamente sono delle fotografie, non è uno scavo in estensione, era effettivamente corretto. Ed effettivamente avevamo ipotizzato la presenza di sepolture, poi vedremo perché l'abbiamo ipotizzato, ed effettivamente abbiamo trovato quelle. Dall'altro lo scavo permetterà di non intralciare il cantiere, perché procederemo ovviamente per step, come abbiamo già concordato con l'università, stiamo finendo lo scavo della prima parte, quindi libereremo quell'area, diciamo che adesso la teniamo anche perché è molto didattica, quindi serve anche la narrazione che faremo domenica. Dopodiché procederemo e lasceremo la prima area libera per iniziare l'edificazione. Come sapete lo scavo archeologico è un'azione di conoscenza che però prevede, comunque la parola scavo, vengono tolti gli strati superiori per andare a vedere quello che c'è sotto, quindi è un'azione, l'avevamo già detto, distruttiva in qualche maniera, ma distruttiva con un senso logico, cioè nel senso che c'è una documentazione che ci permetterà di ricostruire tutto quello che abbiamo fatto e che abbiamo scavato. Le sepolture per loro natura, una volta che vengono indagate, vengono rimossi i reperti e i resti antropologici all'interno, fondamentalmente rimangono delle fosse, le quali ovviamente verranno documentate nelle piante, nelle sezioni, nei rilievi, ma poi andremo avanti col progetto. Quindi diciamo che anche come evidenza archeologica potremmo dire che è una di quelle che è meno impattante quando ci si trova a doverlo affrontare nell'ambito di un lavoro pubblico come quello dell'Università di Teramo. Io direi che vi ho fatto il quadro generale, adesso magari ci fermiamo alla prima tappa dove abbiamo incominciato ad aprire una seconda tomba e poi l'ultima che è ancora in corso di scavo dell'altro lato. Approfitto anch'io per due parole, quindi oltre che ringraziarvi per la vicinanza, perché poi queste cose hanno bisogno della giusta comunicazione, quindi grazie veramente. La notizia è che diceva anche Pietro prima che per domenica abbiamo già il sold out. Un ringraziamento va a Christian che insomma già il primo giorno dopo le lezioni è qui, grazie. E niente, io volevo mettere in risalto questa cosa, proprio il lavoro di squadra che siamo riusciti a mettere insieme, perché ovviamente, come si diceva prima, noi abbiamo dei tempi giuridicamente vincolanti per quanto riguarda la realizzazione di questo, stiamo parlando dell'8B, sono stabulari per grandi animali, per la degenza di grandi animali e laboratori di pet therapy. Però allo stesso tempo dobbiamo valorizzare e rispettare quanto è stato trovato, e successivamente dobbiamo rendere disponibili per il territorio, quindi oltre che per i nostri studenti, per la nostra comunità, questi ritrovamenti. Ecco, quindi il lavoro è tutto indirizzato a questo. Ovviamente un ringraziamento va all'ingegner Lupino e a tutto lo staff, l'ho fatto già in precedenza, quindi sia ai progettisti che alla ditta che sta portando avanti i lavori, perché non è semplice trovare una collaborazione di questo tipo. Ho lasciato per ultimo il ringraziamento alla sovrintendenza, perché noi spesso la viviamo come
un'entità che blocca. Invece in questo caso è una, continuo a chiamare entità, che invece stiamo lavorando molto molto bene insieme e anzi insomma ci stanno, ci state guidando passo passo per proprio in tutte le fasi e sono sicuro poi anche nella fase successiva, quella della musealizzazione. Parlando di rete, ancora un ringraziamento al FAI, perché la giornata del 16, che sarà la giornata clou, non saremmo stati in grado di gestirla nessuno senza il loro aiuto. Finito. Bene, allora quindi andiamo a vedere queste tombe del settimo, sesto, secolo avanti Cristo. Cerchiamo di fare il percorso giustamente come suggeriva Pietro, che ovviamente